Viviamo in fiducia, però grande attenzione a antenne dritissime perché è una squadra buonissima che gioca un calcio che conosce a memoria e noi per certe cose dobbiamo ancora sistemare, dobbiamo ancora trovarci, quindi non sarà una gara dove ci vuole grande intelligenza, non ci vuole fretta, dovremo sfruttare tutte le situazioni possibili, immaginabili che ci capiteranno, non saranno tante, dovremo stare molto attenti a non concedere il fianco, perché sono ragazzi, oltre ragazzo, ci sono anche i ragazzi davanti bravi e che in uno contro uno mettono in grande difficoltà. Non sarà una gara semplice. Ma è difficoltà che ha creato, ha già vinto due partite fuori, io l'ho visto anche le ultime due, è stata penalizzata nel risultato ma non nella prestazione. Ha messo in difficoltà comunque il Siena, la stessa Pistoiese. Quindi io mi aspetto una gara complicata. Ripeto, ci sono dei valori nell'Olbia perché comunque sono giocatori che si conoscono già dalla primavera, ne ho visti anche tanti, giocano così, in questo modulo e assieme da diversi anni, quindi per loro le scalate, le coperture sono una cosa ormai diventata una cosa matematica, non fanno fatica e trovare spazi per noi non sarà semplice. Al contrario, dovremmo creare degli spazi senza concedere il fianco, cosa che invece nell'uno contro uno, ragazzo, un Murgia, l'attaccante di colore davanti è molto veloce, è bravo di testa, o Gundeyer, perché lo si chiama. Quindi dovremmo stare veramente molto attenti. Feola, che è un ragazzo che conoscete, che è stato qua, l'ho visto le partite, è uno dei più continui, dei più attenti, e quindi io credo che sarà una gara veramente complicata. No, Belli mi fa piacere, però devo dire, probabilmente sono un esordiente, ma è da tanti anni che alleno, ho giocato tanti anni. So perfettamente che nel calcio in un secondo si complica tutto, si rovina tutto. Un esempio, stesso Ancelotti, è passato addirittura, ho letto allenamenti da Serie D a Ancelotti che aveva fatto e ha vinto dappertutto, insomma, al limite della diffamazione. Quindi se succede, allenatori così bravi, così importanti, immaginate cosa può succedere a uno come me che ha appena iniziato. Quindi so perfettamente che non abbiamo raggiunto niente, anzi è uno stimolo anche per me a rimanere costantemente collegato e centrato oggi sull'Olbia, la prossima volta sul Monza, non pensare a tutto il resto, pensare solo al campo, a mettere la squadra migliore, a stimolare i ragazzi nel modo migliore. E se possiamo dare gioia e vogliamo dare gioia ad Arezzo, cercheremo di farla con tutti noi stessi.